Salve a tutti amici bruniani, nel video precedente abbiamo preso in considerazione il significato di asinità e come essa per Bruno si collega alla ricerca dell'assoluto. Se ve lo siete persi andate a recuperarlo, anzi vedete prima quello e poi tornate qui perché sono conseguenziali. Se invece l'avete visto, allora saprete che per Bruno esistono tre modelli di asinità. Questi concetti rappresentano esempi universali di uomini che possiamo riconoscere anche nella realtà di oggi. Ricapitoliamoli in breve, ma prima iscrivetevi al canale per supportarci e attivate la campanella, così da restare sempre aggiornati sulle nostre future produzioni. Tornando alla asinità invece, il primo esempio di ignoranza nega sempre qualsiasi cosa, senza mai suggerire un'alternativa. Questo ha qualcosa in comune con la terza, dove si affermano categoricamente dei principi senza però una reale prova. Mentre la seconda rappresenta l'indeciso che non prende mai una posizione. Ma ascoltiamo direttamente Giordano Bruno in merito. Voglio che prima notiate il primo ed il terzo modo di stoltizia e asinità concorrere in certa maniera in uno. Videro e considerarono quei santi dottori, rabbini illuminati, che i superbi e presuntuosi sapienti del mondo, fiduciosi del proprio ingegno, con temeraria e gonfia presunzione hanno avuto ardire d'alzarsi alla scienza dei segreti divini, diversamente da coloro che edificarono la Torre di Babele, i quali sono stati confusi e messi in dispersione in quanto non capaci di accedere alla sapienza divina e alla visione della verità eterna. Che fecero allora? Quale partito presero? Fermarono i passi, piegarono e dismisero le braccia, chiusero gli occhi, bandirono ogni propria attenzione e studio, disapprovarono qualsivoglia umano pensiero, rinnegarono ogni sentimento naturale ed infine si tennero asini. Il dialogo continua e uno degli interlocutori racconta di aver avuto numerose vite precedenti. In una di queste vite ricorda di essere stato un asino che è morto per essersi sporto troppo davanti a un dirupo dove c'era un cardo che desiderava mangiare. Appena muore, viene portato sulle rive del fiume Lete, il fiume Lete la cui acqua fa dimenticare le vite precedenti. Si è bevuta, ma lui non beve dall'acqua del fiume Lete, lui è furbo. Viene portato subito, successivamente, sul Monte Parnaso, che è la sede degli dei. Qui ottiene la possibilità di essere riconosciuto come asino volante e quindi viene assunto in cielo come tale. Ma dal momento che l'asino non viene bene apprezzato dall'uomo a causa della sua stupidità, viene chiamato cavallo Pegaseo. Ivi, per forza ed ordine del fato, tornai ad essere asino, ma senza perdere le qualità della specie umana, per forza delle cui virtù m'uscirono dall'uno e dall'altro lato due ali sufficienti ad innalzar sino agli astri il corpo mio. Fui nominato non asino già semplicemente, ma asino volante o cavallo Pegaseo. Indi fui fatto esecutore di molti ordini del provvido Giove, servì Bellerofonte, passai molte celebri onoratissime fortune ed alla fine fui assunto in cielo. Di grazia, rispondetemi allora, prima che continuiate a parlare di queste cose. Dunque, per esperienza e memoria del fatto, stimate vera l'opinione dei pitagorici, druidi ed altri simili, circa quale la continua metempsicosi, cioè la trasformazione e l'incarnazione di tutte le anime? Dunque, vuoi che non sia diversa l'anima dell'uomo da quella della bestia? Che queste non differiscono se non in figura. In questo estratto molto preciso, Bruno ci fa comprendere come egli si discosti fortemente dai dogmi della religione cattolica. Bruno accetta la dottrina della reincarnazione. La dottrina della reincarnazione, invece, è stata condannata nel Concilio di Costantinopoli nel 553 dalla Chiesa Cattolica. Ma ascoltiamo un altro piccolo estratto su come Bruno ponga sullo stesso piano
le anime degli uomini e quelle delle altre creature viventi. L'anima dell'uomo è medesima in essenza specifica e generica con quella delle mosche, uccelli e piante e di qualsivoglia cosa che si trovi animata o abbia anima e comunicazione di spirito. Om. Ora, tale spirito, secondo il fato o provvidenza, ordine o fortuna, viene a congiungersi ora ad una specie di corpo, ora ad un'altra. E secondo la ragione delle diversità dei complessi membri, viene ad avere diversi gradi di perfezione e di ingegno nelle operazioni. Per cui, quello spirito anima che era nel ragno e aveva quelle forme, giunto alla prolificazione umana, acquista un'altra intelligenza, altri strumenti, attitudini ed atti. Quindi potete capire, essere possibile che molti animali possano avere più ingegno e molto maggiore lume dell'intelletto che l'uomo e per penuria di strumenti gli viene ad essere inferiore. In questo dialogo Bruno sottolinea l'inconsistenza del mito della superiorità dell'uomo, affermando la sostanziale identità del principio vitale che anima l'universo e che si manifesta in forme e destini diversi, a seconda delle differenze insite nei corpi in cui si rivela. Bruno arriva a ipotizzare che se per esempio si potesse mutare un serpente in uomo, trasformandolo organo per organo, alla fine dell'operazione costui non solo camminerebbe, ma parlerebbe e intenderebbe, proprio come un uomo. E poi viceversa, un uomo, ugualmente così mutato in serpente, striscerebbe anziché camminare. Cioè non esiste né uno specifico istinto, né un'anima individuale, né un senso interno caratteristico che distingue l'uomo dal serpente. Ogni aggregato della materia universale è animato dalla medesima anima e dal medesimo intelletto. Quando Bruno parla della civiltà umana con riferimento a ciò che rende l'uomo eccellente fra gli altri animali, egli ritiene che sia grazie agli organi corporei e in particolare all'uso della mano. La mano, direte voi, che c'entra la mano? Lo spiegheremo nel prossimo video e trarremo anche le conclusioni sul significato eretico di quest'opera. Però adesso voi, con la mano, anzi con un dito, iniziate a fare due cose semplici. Iscrivetevi al canale e lasciateci un like. Al prossimo video!